Per la gara di domani pomeriggio contro il Rimini a Genova, Maurizi rischia di non avere a disposizione Michal Lewandowski. Il portiere polacco del Teramo infatti ha avuto nei giorni scorsi un attacco febbrile che lo ha costretto a saltare gli ultimi allenamenti. A questo punto, visto che le alternative in quel ruolo non mancano, il tecnico vorrebbe non rischiarlo e lanciare dal primo minuto Lis Gomis, il cui contratto è stato depositato nei giorni scorsi, quando si pensava che proprio Lewandowski dovesse partire destinazione Perugia. In più in rosa c'è anche Pacini, che potrebbe presto ritrovarsi nella scomoda posizione di essere la terza scelta, di certo non il massimo. Ma a parte le gerarchie, come detto, domani dovrebbe essere proprio Gomis a difendere i pali della porta del diavolo. Per lui si tratta dell'esordio in una partita ufficiale con la maglia biancorossa dopo il lungo infortunio e sarebbe un banco di prova davvero importante. Piccoli problemi anche per Polak, fermo ieri per precauzione, ma che lo staff sanitario conta di mettere a disposizione di Maurizi per domani. Se il difensore della Repubblica Ceca non dovesse farcela, allora Fiordaliso tornerebbe nel ruolo che ha interpretato nelle ultime settimane, terzo difensore a sinistra, con Armeno che a quel punto giocherebbe la sua prima gara in maglia Teramo, andando a prendersi la corsia sinistra del centrocampo. Se invece Polak ce la dovesse fare, probabile che Fiordaliso, almeno all'inizio, torni a fare il tutta fascia a sinistra, esattamente come nell'ultima partita con la Feralpi Salò. Dalla parte opposta ci sarà sicuramente Ventola, con Proietti, De Grazia e Persi in mezzo e con un piccolo dubbio ancora da sciogliere in attacco. Perché se Infantino è certo di una maglia da titolare, Maurizi dovrà decidere chi affiancargli. Se Zecca sarà al 100% è lui il favorito per giocargli a fianco, altrimenti come alternativa c'è Sparacello. In casa Rimini invece nei giorni scorsi sono stati presentati gli ultimi due arrivi, Pier Federici e Calombo, che l'anno scorso segnò al Bonolis il gol del pari nella vittoria del Gubbio a Piano d'Accio. Ma quella di domani sarà anche la partita dei tanti ex, da quelli meno rimpianti, Antonio Palme, Gianmarco Piccioni, il più recente, fino a Manuel Ferrani, che a Teramo ha lasciato un ricordo migliore rispetto agli altri due. Sfida delicatissima e che arriva per di più a tre giorni da un altro scontro diretto, quello del Mancini di Fano. Il Teramo deve vincere perché finora nel nuovo anno non ci è ancora mai riuscito e per rilanciare le proprie ambizioni in chiave salvezza.